a tutti e benvenuti a questa nuova esperienza musicale. Prima di entrare nel vivo delle lezioni, vorrei ripassare insieme a voi alcuni aspetti fondamentali per comprendere al meglio i vari argomenti che tratteremo. Quindi ripassiamo come si indicano le dita della mano destra, mano sinistra, nonché le corde e i tasti del nostro strumento. La mano destra viene indicata in questo modo: pollice, indice, medio, anulare e il mignolo non lo useremo, mentre nella mano sinistra le dita vengono indicate con il dito 1, 2, 3, 4 che corrispondono a indice, medio, anulare e mignolo. Quindi primo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito. Questo per differenziare le dita della mano sinistra che si indicano con i numeri e della mano destra con le iniziali del dito stesso, P, pollice, indice, medio, anulare. Le corde, dirò semplicemente prima corda, seconda corda, terza corda, eccetera, considerando sempre che la prima corda corrisponde a quella più sottile, cioè il mi cantino. E i tasti, dirò primo tasto, secondo tasto, terzo tasto, che sono tutte le sbarrette che formano la tastiera in tutto la chitarra classica, 19 tasti, quindi 19 sbarrette metalliche. Facciamo degli esempi. Se io suono questa nota, che è un Do, dirò premete col primo dito, quindi della mano sinistra chiaramente, sul primo tasto, quindi la prima sbarretta, vicino alla sbarretta, sulla seconda corda e otterremo questo suono. Facciamo un altro esempio. Premiamo col dito 2 al secondo tasto della terza corda, questo suono che è un La. Ecco, le note si trovano in punti precisi dei vari tasti, le dita possono cambiare. Per esempio, qui ho detto premiamo con il dito 2, secondo dito quindi, sul secondo tasto della terza corda, ma avrei potuto dire premiamo col dito 1 sul secondo tasto della terza corda. È cambiato il dito, ma non il suono, non il tasto e non la corda. Ecco, lo stesso suono premuto con un dito diverso, come potrei premerlo lo stesso tasto anche col dito 3 o 4, eccetera. Adesso vediamo quando si spiega un accordo, per esempio un Re maggiore, che è questo. Dirò, premiamo col dito 1 il secondo tasto della terza corda, che è questo La che abbiamo già detto prima. Con il dito 2 premiamo il secondo tasto della prima corda, che è un Fa diesis. Col dito 3 premiamo il terzo tasto della seconda corda, che è un Re. E questo è il Re maggiore. Ora passiamo un po' come pizzicare le corde con la mano destra. Se faccio un arpeggio di questo tipo, utilizzato il pollice sulla quarta corda, quindi suona verso il basso, pizzica la corda verso il basso, l'indice pizzica verso l'alto la terza corda, il medio sulla seconda corda e l'anulare sulla prima, quindi pollice, indice, medio, anulare. Ecco, negli arpeggi di base solitamente l'indice, medio, anulare pizzicano la terza, seconda e prima corda, mentre sono affidate al pollice la quarta, la quinta e la sesta, questa come arpeggi di base. Poi ovviamente ci sono tantissimi
tante eccezioni, tante formule di arpeggi. Ecco, in modo che così abbiamo un po' ripassato come si indicano le dita della mano sinistra, mano destra, le corde e i tasti. Facendo questa attenzione si comprenderà sicuramente meglio le varie spiegazioni. Bene, allora cominciamo!